Buonissimo raga, allora innanzitutto scusate per il rumore, ma c'è Paolino che sta gentilmente preparando il pranzo. Stamattina sono letteralmente catafratta, cioè vi prego guardate la mia faccia in che condizioni è, pietose. Non ero più abituata a stare fuori fino a così tardi, era un sacco di tempo, letteralmente mesi che non andavo in discoteca. Quindi mi ha scombussolata un po' andarci ieri sera, però mi sono divertita molto, quindi direi che ne valsa la pena. Adesso vado a sistemarmi un po' il faccino, io vi lascio un box domande così dopo parliamo un pochettino. Tra l'altro oggi c'è il sole quindi sono felicissima, sapete che sono strameteopatica. Eccomi tornata raga, ero sparita perché mi è venuto il ciclo e con questo ovviamente tutti i dolori annessi, nulla che un buscofen non possa risolvere, però ci ha messo un po' ad agire e soprattutto mi sono addormentata. Quindi adesso mentre rispondo inizio a prepararmi perché stasera andrò a mangiare all'indiano, che bello, non vedo l'ora. Allora, la prima domanda è: perché hai scelto di fare il classico? Allora, dovete sapere che in realtà io ero molto indecisa tra liceo classico e liceo scientifico, e anzi, ero più proiettata verso il liceo scientifico. Se non che una settimana prima di iscrivermi al liceo, prendo un'insufficienza di matematica, in realtà la prende tutta la classe, a parte due persone, cioè è stata veramente una strage, e infatti la professoressa ha annullato i voti perché erano andate proprio malissimo queste verifiche. Purtroppo però quell'insufficienza l'ho presa nel momento sbagliato perché mi è venuta un'ansia pazzesca riguardo le materie scientifiche, nonostante fossi abbastanza portata, e quindi ho deciso di dare forfè al liceo scientifico e di proiettarmi verso l'altra opzione che era appunto il classico. Ed ero indecisa tra questi due licei proprio perché non avevo la più pallida idea di che cosa fare nel mio futuro, e quindi ho detto vabbè, facciamo due licei che possono preparare in maniera completa la persona e che possono permetterti di acquisire poi un metodo di studio tale da poter fare quello che vuoi all'università, e niente, quindi alla fine ho deciso di fare il classico. Semplicemente ragazzi, sposto il focus. Allora, dovete sapere che quando ho iniziato a curarmi per i disturbi alimentari, una delle prime sedute che ho fatto con il mio psicoterapeuta l'ho passata a disegnare un grafico a torta. All'interno di questo grafico dovevo disegnare le varie aree della mia vita, quindi gli affetti, la scuola, la famiglia, l'immagine corporea, lo sport, e assegnare a queste aree della mia vita un'importanza. E maggiore era l'importanza, maggiore doveva essere l'ampiezza della fetta del grafico a torta relativa a quell'area della mia vita. E io avevo assegnato praticamente tutto lo spazio del grafico a torta alla mia immagine corporea. Quella fetta è andata a diventare sempre più piccolina con il tempo, perché appunto lavorando insieme al mio psicoterapeuta, alla nutrizionista eccetera, ho iniziato a guarire, quindi a dare sempre più importanza ad altre aree della mia vita. Una cosa che diciamo odio un po' è il fatto che io abbia degli strascichi che mi porto avanti dalla malattia, come la body dysmorphia, quindi ogni tanto vedo il mio corpo diverso rispetto a com'è veramente. Però a quel punto, quando succede, mi ripeto che è tutto nel mio cervello e che in realtà non è così, e che anche fosse così non sarebbe un problema perché il peso è una variabile e non determina la persona che sono. Non è facile, però ci sto lavorando su e piano piano risolverò anche questa cosa e riuscirò ad eliminare definitivamente questo strascico. Sono usciti i voti, raga. Oh, ho preso 25, Paolina ha preso 28, siamo super super felici. È andata, sono molto contenta di aver condiviso con voi tutti gli scleri per l'università e sono proprio felice di aver passato questo esame perché vi giuro, cioè era una rogna. Però mi rodo un po' di non aver dato gestione della banca, che sarebbe stato oggi, ma non potevo fisicamente prepararlo in 4 giorni quell'esame, cioè era troppo enorme. Non ci provare, non ci provare. Raga, ripetiamo tutti quanti insieme: noi non siamo i voti che prendiamo, la nostra persona e nemmeno la nostra intelligenza è determinata da un voto che prendiamo all'università o dal fatto che passiamo o non passiamo un esame. Né siamo meno intelligenti di un'altra persona se questa passa un esame e noi non lo passiamo, perché ci sono 750.000 fattori per cui una persona può non passare un esame, e di certo non è determinato dal fatto che sia stupido o sia una nullità. Non provare a pensare questa cosa, mi raccomando, e cerchiamo di dare sempre un determinato peso alle cose. L'università è importante, è importantissimo formarsi, istruirsi, ma non dobbiamo far sì che il non passare un esame possa scalfire la nostra salute mentale. No, no, no.
Innanzitutto ti dico che uscirai da questo benedetto disturbo alimentare perché so che quando ci sei dentro sembra un loop infinito dal quale ti sembra di non poter uscire mai, ma in realtà riuscirai ad uscirne, però ci sono due consigli che ho da darti. Il primo non è un consiglio, è un obbligo che tu hai nei confronti di te stessa per riuscire a stare meglio ed è quello di farti aiutare, è importantissimo. Se hai una malattia fisica, tu ti fai aiutare da un medico. Se hai una malattia mentale devi fare la stessa cosa, perché sempre di malattia si parla. E in questo caso devi farti aiutare da un centro specializzato. Non agire solo sul piano psicologico, solo quello nutrizionale. Devono esserci due persone che ti aiutino, una a livello psicologico, l'altra nutrizionale, e che lavorino insieme per riuscire a distruggere la malattia. Il secondo consiglio che voglio darti me l'ha dato il mio psicoterapeuta durante una delle prime sedute che ho fatto al centro e mi ha aiutato tantissimo per cercare di arginare il fenomeno delle abbuffate. È quello di andare a creare un fogliettino da portarsi sempre dietro, ovunque tu sia, devi avercelo, quindi magari mettitelo dietro la coperta del telefono. E da una parte devi scriverti 5 cose da dirti nel momento in cui stai per fare una abbuffata, per fermarti. 5 cose che la te razionale direbbero alla te che in quel momento vuole fare una abbuffata. E dietro 5 cose da fare nel caso in cui le 5 cose da dirti non abbiano funzionato a placare la voglia di fare una buffata, perché è stato scientificamente provato che l'input di fare una buffata dura 15 minuti. Quindi, se tu superi questi 15 minuti, poi dopo stai meglio, la voglia di fare la buffata viene meno e quindi tu devi distrarti per questi 15 minuti. E come fai? Nel momento in cui sei presa totalmente dall'irrazionalità e vorresti abbuffarti, se hai questo foglietto con te, puoi cercare di arginarla. A me ha aiutato tantissimo, quindi spero che possa fare lo stesso con te e fatti aiutare, mi raccomando. L is for the way you look